Buongiorno, eccoci qua, il nostro ultimo giorno della nostra vacanza in Calabria. Come vi dicevamo ieri, abbiamo lasciato Roma e abbiamo viaggiato in direzione Grosseto. Lì ci siamo fermati per fare la sosta per la cena e per la notte. Abbiamo parcheggiato nel parcheggio del mercato, proprio a ridosso delle mura cittadine, in un parcheggio in piano, a pagamento dal lunedì al sabato, gratuito di notte e la domenica. Abbiamo cenato lì e poi abbiamo fatto una passeggiata nel paesino di Grosseto, che è veramente carino, un centro storico illuminato, pulito, veramente carino. Dopodiché da lì abbiamo deciso di spostarci per la notte, non perché non fosse sicuro, anzi, ma perché era un po' rumoroso, essendo comunque nel pieno centro della città. E quindi ci siamo spostati nel paese di Roselle, in un parcheggio segnalato su Camper Online, ma di cui comunque vi lasciamo indicazioni, un parcheggio in piano, illuminato, in pieno paese, a ridosso del centro archeologico. Lì abbiamo passato una notte tranquilla, completamente nel silenzio. Stamattina siamo partiti in direzione Genova, di dove noi arriviamo. Abbiamo trovato un po' di traffico, ma tutto sommato diciamo che il viaggio è andato abbastanza bene. Quindi ora vi lasciamo qui e poi vi ci sentiamo poi per il resoconto della vacanza. Ciao a tutti, eccoci qui e siamo qui per fare il nostro resoconto della nostra vacanza in camper in Calabria, anno 2021. Abbiamo fatto questa vacanza a fine luglio, quindi gli ultimi 15 giorni di luglio. Caldo, molto caldo, quindi è andata bene scegliere il mese di luglio rispetto a quello di agosto, a quanto ci hanno detto, perché a quanto ci hanno detto ad agosto fa molto più caldo. Stessa cosa vale anche per complessivamente le persone che abbiamo incontrato, nel senso che c'erano tanti camper, ma dalle voci che abbiamo sentito era ancora accettabile, era ancora bassa stagione tra virgolette per loro. Sì, andava bene, si parcheggiava benissimo, non abbiamo mai trovato problemi a parte Tropea, perché che Tropea chiaramente è il posto più rinomato, il posto più turistico, quindi un po' la Venezia tra virgolette della Calabria, per cui tutti vanno lì ed effettivamente è uno dei posti più belli. Lì abbiamo avuto l'unico posto dove abbiamo avuto dei problemi, siamo stati obbligati ad andare in campeggio, però a parte lì il resto abbiamo trovato sempre il posto ovunque, non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema a parcheggiare, non abbiamo mai fatto una coda da nessuna parte, abbiamo girato benissimo. Complessivamente possiamo dire che la zona tirrenica è molto più turistica, quindi con molte più sia mete turistiche da guardare, molte più recettività, quindi ai campeggi, ai alberghi, ai ristoranti eccetera, e con un mare decisamente migliore. La parte ionica invece è molto più selvaggia, quindi con possibilità di fare anche molto più libera, anche più selvaggia di quanto abbiamo fatto noi, però il mare non era meraviglioso, le spiagge sono tutte o ciottoli. Sì, che poi non è meraviglioso, non inteso come sport, no. È sempre stato pulito, sì. L'abbiamo sempre trovato pulitissimo, limpidissimo, e trasparente. Il mare meraviglioso si intende esteticamente, perché la parte ionica ha ciottoli, ghiaia, per lo più scuri, per cui ovviamente di conseguenza il mare visto esteticamente è scuro, non però è chiaramente bianco, sì. Il classico mare che uno pensa della Sardegna. Però le spiagge sono enormi e c'è sempre spazio, e quindi magari c'è una persona e poi dopo non so quanti metri ce n'è un'altra, quindi con molta possibilità di parcheggiare vicinissimo alla spiaggia eccetera. Diciamo che la parte tirrenica, appunto, queste spiagge molto più stile Sardegna, quindi sabbia, questo mare cristallino, addirittura in una zona che è la zona del sub, paradiso dei sub, ci sono i pesci, quindi da guardare con la maschera, quindi molto bello, però a volte sono spiagge, soprattutto dicevo prima la zona di Tropea, difficile da raggiungere, nel senso che ci sono da fare dei sentieri a piedi, delle scalinate, come avrete visto nei vari video, che per carità le fai, noi le abbiamo fatto con due bambini piccoli, loro sono abituati, camminano e vanno, però effettivamente sono salite o diciamo verso discese, magari con ombrelloni eccetera, e soprattutto una spiaggia che, se non sbaglio, è sempre quella del paradiso dei sub, una volta che si arriva in fondo alla scalinata per arrivare alla spiaggia vera e propria c'è una fare una specie di scogliera, sì. Molto bassa, però comunque passare sugli scogli, e quindi magari può essere un po' più difficoltosa, mentre la zona ionica parcheggi spiaggia, quindi è molto diversa da quel punto di vista lì. Sì, è prettamente una questione estetica, perché la pulizia del mare non l'abbiamo trovato uguale, sempre pulito in entrambe le coste, pulitissime, mai visto schiuma, mai visto sporco galleggiare, mai visto inquinamento, abbiamo sempre visto mare limpido, trasparente,
È una questione di estetica, perché nella parte bella, la parte più bella senza dubbio è quella di Tropea, un po' prima e un po' dopo. La zona più bella della Calabria esteticamente, il mare diciamo più bello, è quella lì, Tropea, un po' prima e un po' dopo. Quel tratto di mare è quello più esteticamente, quello che è più bello, quello che risponde più ai canoni estetici, quindi le spiagge bianche, il mare turchese e quindi sicuramente è quello più bello, però ovviamente essendo più bello è più turistico, per cui è più caro, è più difficile trovare parcheggi, i parcheggi sono quasi tutti a pagamento, divieto di camper non tanti, non abbiamo trovati, forse giusto in quella zona c'è qualche divieto, e invece l'altra parte, la ionica, la parte ionica invece è proprio libera, proprio selvaggia, è molto più selvaggia. Proprio selvaggia. Vai, parcheggi dove ti pare, sulla spiaggia, con le ruote sulla sabbia, gratuitamente, fa fin impressione. Noi siamo abituati, siamo vicini alla Liguria, per cui siamo abituati che in Liguria neanche pagando delle pentole d'oro riesci ad arrivare vicino alla spiaggia. Lì, lì gratuitamente invece arrivi proprio sulla sabbia, parcheggi lì, volendo dalla finestra, mangi sul mare, cioè è una cosa incredibile. E come abbiamo detto, si poteva anche dormire in alcune zone dove abbiamo stati durante la giornata in spiaggia, parcheggiati sul mare, si poteva addirittura fermarsi a dormire lì perché non c'era divieti, non c'era nulla. Poi a volte siamo stati noi che abbiamo scelto di spostarci per la notte perché magari eravamo da soli, l'unico camper, magari su una spiaggia dove non c'era niente intorno, e quindi abbiamo fatto la scelta noi, quella di famiglia e coi bambini, di spostarci. Magari se fossimo stati da soli ci saremmo fermati, ecco. Però non ci ha mai dato l'idea anche di pericolosità su un discorso di sicurezza, benché eravamo partiti, ammettiamo, un po' prevenuti, come sì, ecco. Noi abbiamo tenuto, sono anni che andiamo in camper, saranno 15 anni che andiamo in camper, ogni anno giriamo una regione, la Calabria l'abbiamo tenuta per ultima, è stata l'ultima regione che abbiamo voluto vedere per una questione un po' di pregiudizi, di preconcetti, un po' la paura, un po' che non ci ispirava neanche a livello di paesaggio, ammettiamo, nel senso che comunque abbiamo detto, se scegliere tra la Sardegna e la Calabria, vabbè, la Sardegna, tra la Puglia e la Calabria, allora la Puglia, e quindi abbiamo sempre fatto una scelta differente. L'abbiamo sempre tenuta per ultima, e adesso che sono passati anche dei mesi, come vedete l'abbigliamento non è più l'abbigliamento estivo, a distanza di mesi possiamo dire con certezza che abbiamo sbagliato, perché effettivamente abbiamo sottovalutato tantissimo la regione, come lo sottovalutano praticamente quasi tutte, almeno le persone che noi, con cui parliamo, magari anche altri camperisti, altre persone, sottovalutano tantissimo questa regione. Invece ci ha dato tantissimo, e abbiamo trovato un'accoglienza incredibile, persone incredibili, possibilità di parcheggiare ovunque. Persone che ti aiutano, ne abbiamo avuto alcuni momenti di difficoltà, un giorno sono caduta io con la bicicletta, una persona è tornata indietro, una signora voleva farmi andare a casa sua per farmi disinfettare il ginocchio, quindi... Quando abbiamo avuto difficoltà a attraversare le rocce perché eravamo pieni di bagagli, lo zaino con l'attrezzatura fotografica, gli ombrelloni, i giocattoli dei bambini, mattoni di roba. Ci hanno dato una mano per portare i bambini, quindi per prenderli, accompagnarli, in alcuna circostanza mi sembra ci hanno accompagnato con la macchina io con i bambini, perché hanno detto, ma no signora, tutta quella strada, venga, quindi noi siamo andati con i bambini. Zona Tropea. Anche dove siamo andati nella zona di Tropea, nell'area di sosta di Tropea, il titolare dell'area di sosta è stato gentilissimo, ci ha accompagnato anche alla stazione, che non era uno dei servizi compresi diciamo dall'area, ma siccome noi abbiamo chiesto informazioni, ho detto ma no, vi porto io, quindi ci ha portato lui con la macchina, ci è venuto a riprendere, quindi persone molto molto ospitali, sia quelle che incontravamo in spiaggia, strada eccetera, sia nei ristoranti, quindi sì, una disponibilità, una gentilezza, un'accoglienza che in Italia abbiamo veramente faticato a trovare. Quindi diciamo che l'ospitalità delle persone possiamo dare un voto 9, perché comunque è stato veramente un rimando molto positivo, quindi dell'accoglienza, del calore delle persone, quindi che ci hanno dato. E da un punto di vista di soste camper, come dicevamo prima, siamo andati molto bene, nel senso che noi facciamo principalmente soste camper, quindi soste libere. Sosta libera. Facciamo principalmente soste libere in camper e non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare sosta libera se non in due zone. Una è la zona di Tropea, che partivamo già, lo sapevamo già, più che altro perché sono zone molto turistiche, quindi non c'è che c'è l'obbligo di andare a pagamento, però diciamo o vai in area di sosta, se no devi stare comunque molto più fuori a raggiungere le spiagge più belle.
belle con dei mezzi pubblici fondamentalmente. E l'altra zona in cui abbiamo deciso di andare in area di sosta è stata invece la zona di Corigliano Calabro, che quindi è la zona ionica, perché era una zona dove in realtà non è che c'erano dei divieti di camper o parcheggi dove non si poteva parcheggiare il camper. Non, sono zone dove non ci hanno ispirato da un punto di vista turistico, sono zone forse meno battute e magari anche lì un po' prevenute. Abbiamo deciso di spostarci un po' di più e quindi abbiamo dovuto fare un pochino più di strada per trovare un'area di sosta. Diciamo che sul discorso libera ricettività ci sono comunque tante aree di sosta, tanti campeggi, quindi zone per parcheggiare anche nella zona ionica ci sono. Quello che possiamo dire, abbiamo dato un voto complessivo a 9, non abbiamo dato 10 solo per il semplice fatto che comunque il carico e scarico, quindi i servizi, o andavi a pagamento o non c'erano aree di sosta libere dove tu potevi fare carico e scarico. Puoi fare parcheggio libero, sosta libera, ma non hai il servizio del carico e scarico, o meglio ce l'hai ma devi spostarti dalla riviera, ovviamente, perché in riviera si deve andare è sfruttata economicamente come in tutti i posti, relativamente sfruttata perché comunque il parcheggio è libero, però le aree dove poter far carico e scarico sono tutte a pagamento, bisogna o paghi o altrimenti devi andare un po' nell'entroterra invece sono gratuite. Al discorso del paesaggio purtroppo diamo un voto 7, perché sicuramente, come dicevamo prima, ci siamo anche stupiti della bellezza del mare, molto bello, molto belle le cittadine, molto caratteristiche. Purtroppo quello che abbassa un pochino il voto è la pulizia. Sì. Nel senso che il mare è pulitissimo, quindi il mare è pulito, mai avuto, come diceva prima, problemi da quel punto di vista lì, da dover dire non entriamo nell'acqua, cose che in altri posti abbiamo avuto difficoltà, parliamo della zona di Rimini e quindi vabbè. E purtroppo è la spazzatura, nel senso che in molte zone ci sono cumuli e cumuli di spazzatura, il sentiero che magari porta alla spiaggia, la zona con la montagna di spazzatura. Reggio Calabria, bellissimo il centro storico pulitissimo, una città bellissima che non avrei mai detto, appena esci dal centro storico viali di spazzatura, quindi quello ahimè è una cosa che ha un po' penalizzato l'ambiente circostante. Magari tu parcheggiavi sulla spiaggia, dietro il camper c'era magari un po' di spazzatura lì. Per carità, anche l'abbiamo trovato anche in altre zone, la Puglia, sì, in Campania, Palermo lasciamo perdere, ma anche Sicilia, al nord, la Puglia, ma anche zona la al nord, basta andare nell'Interland milanese, comunque ci sono anche lì. Però complessivamente non possiamo dare un voto massimo dovuto a questa piccola caratteristica. Sì, ha inciso un po' questa cosa della pulizia, perché effettivamente sconforta un po' il fatto di arrivare lì, parcheggiare, trovare tutta questa spazzatura, ti passa un po' la voglia, poi alla fine è solo lì, per fortuna è solo lì, perché poi appena arrivi in spiaggia, la spiaggia è pulita, il mare è pulito, sì, sì, sì. Mai avuto, anzi siamo stati in spiagge molto molto più sporche, sì. Dove c'erano veramente di tutto in spiaggia, lì le spiagge sono tenute bene, sono pulite. Quindi questo ci ha un po', diciamo, sconfortato da quel punto di vista lì. Però i paesaggi sono veramente belli, beh, molto sì. Più belli di quello che ci aspettavamo, sì. Specialmente la zona intorno a Tropea, che è ovviamente la più bella, un po' più caraibica tra virgolette. Sì, ma poi anche vedi, da lì vedi le isole, vedi Stromboli, abbiamo visto anche il fumo uscire, diciamo, dal vulcano, le cittadine, abbiamo visto la zona, il lungomare di Reggio Calabria, Gerace, molto bella, la Sicilia bella. A due passi. Poi abbiamo visto Gerace, che era molto bella, Pentidattilo, che era molto particolare, caratteristico, molto bello, anche lì andarci al mattino presto perché sennò muore di caldo. E quindi diciamo che il paesaggio è molto bello. La zona ionica offre un po' meno a livello di paesaggio, a parte la zona delle Castella, che è molto bella, però a parte quello, a livello di estetica non è che ci sia grandissime cose. E poi andiamo alla tavola a mangiare, no? Ma noi quando andiamo nelle vacanze cerchiamo di assaggiare sempre di più quello che ci offre il posto. Di comprare, riportare a casa, cerchiamo di mangiare fuori quanto possiamo in base al budget che possiamo trovare intorno. E diciamo che la Calabria ci ha stupito favorevolmente, gli diamo un bel voto 8, sì. Nel senso che abbiamo mangiato fuori, come avete visto nei video, molte volte, abbiamo mangiato bene, pesce principalmente, ma anche cose tipiche della zona, il favoloso tartufo di pizzo che era una roba favolosa, buonissimo, sono andata là solo per quello. E poi il peperoncino, che abbiamo preso il peperoncino di Soverato, le mozzarelle che abbiamo preso intorno alla zona di Soverato, di nuovo buonissime, i pomodori che avevano un sapore completamente diverso da quelli che abbiamo qua, sì, non sono neanche parenti, no, assolutamente. E il pesce,
anche quello tutto un altro sapore, quindi complessivamente il voto è comunque alto. E anche dove siamo andati a mangiare nei vari ristoranti che siamo andati, comunque ci siamo trovati molto bene, non abbiamo mai avuto esperienze negative, diciamo, di cose negative. Anche la zona di Reggio Calabria abbiamo assaggiato cose diverse, il gelato, gli arancini, perché comunque la zona di Reggio Calabria, essendo vicinissima alla Sicilia, ha sentito molto quell'influenza lì, e quindi sono tipiche cose che trovi anche in Sicilia. Allora, complessivamente ora passiamo alla parte dei prezzi. Noi, essendo una famiglia, comunque dobbiamo guardare anche questa parte qua, quindi il costo tra gli acquisti nei supermercati, i ristoranti, le aree di sosta, i divertimenti, i parcheggi, eccetera. Quindi complessivamente diamo un voto 9, perché comunque sono stato tutto abbastanza economico. Non abbiamo mai trovato anche le aree di sosta con dei prezzi esagerati, anche Tropea comunque abbiamo speso, se non sbaglio, 20 o 23 euro al giorno, quindi non era assolutamente una cifra esagerata. Compresa tutto, corrente, carico e scarico, la navetta che ti portava avanti, esatto, indietro. Quindi comunque sia prezzi più che convenienti e che andavano comunque benissimo per le nostre tasche, ma in generale per sì, tutti. Sì, ma qualunque cosa, anche lì al supermercato, quando andavamo a comprare la verdura. E un attimo, la bombola. La bombola. La bombola del GPL, incredibile, costa 15 euro. Cioè. Gli è rimasta qua sta bombola. Ma non riesco a capire come mai, come è possibile che la bombola, che ha la stessa quantità di gas al suo interno, lì costa 15 euro. E in Trentino costa 40 e passa, cioè è la stessa bombola. Se c'è qualcuno che sa perché se costa così, così almeno lo tranquillizziamo. Quindi diciamo che prezzi una media di 9. 9, quindi... perché veramente si può mangiare, vivere, comprare con pochissimo. Quindi complessivamente a questa vacanza diamo un punteggio di 42 su 50, quindi 42 cinquantesimi, quindi un voto molto alto. Quindi direi che pollice in alto, a misura di famiglia, e quindi i bambini possono veramente giocare tranquillamente, non ci sono mai stati problematiche da quel punto di vista lì, dove invece in altre zone dove siamo andati, a volte magari in alcuni posti erano spiagge solamente per magari le coppie o c'erano magari un po' più di difficoltà. Quindi diciamo che la Calabria da quel punto di vista lì nessun tipo di problema. Sì. Quindi diciamo che... Super consigliata, e quindi se non fate l'errore che abbiamo fatto noi di tenerla per ultima, di non andarci perché temete o avete paura solo per la vostra sicurezza o quella del vostro mezzo. Noi personalmente non abbiamo mai avuto nemmeno un problema, al contrario di altre zone d'Italia. Che paradossalmente i problemi che abbiamo avuto per... a livello di sicurezza l'abbiamo avuto in due posti fondamentalmente, uno a Roma in pieno centro dove ci hanno rotto, scassinato la serratura, non in questa vacanza, anni fa, e un'altra volta in Toscana dove hanno scassinato la serratura di nuovo. La serratura tutte e due le volte in pieno giorno. Quindi non è veramente un pregiudizio dire il sud d'Italia, perché queste due esperienze erano al di là di tutto in centro, quindi non... ci ricrediamo. Facendo un riassunto, costa pochissimo, qualità prezzo ottimo, costa pochissimo, si mangia benissimo, si trova da parcheggiare ovunque, si parcheggia il camper in spiaggia, le spiagge sono belle, sono pulite, per cui non è difficile trovare di meglio. Effettivamente è sottovalutata, tremendamente sottovalutata, e per cui noi ve la consigliamo sicuramente. Quindi se comunque questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e abilitate la campanella, così almeno rimanete aggiornati e sarete avvisati quando faremo dei video nuovi. E adesso il prossimo tour che faremo è in Trentino d'estate, quindi scopriremo da qualcosa da un estremo all'altro. Sì. Vi anticipiamo già che andiamo da un estremo all'altro in tutti i sensi. Seguiteci. Ciao, Alessandria, e abbiamo viaggiato. Che cazzo devo fare? Voglio dire no? Tutti, eccoci qui e siamo qui per... Ma mi fai ridere! Chuck terza! Ciao a tu! Non potrei mai fare l'attrice! Che tu! C'ho anche il Covid! Non ce l'hai più. Non ce l'ho più. Ah, ti ho reso conto. dai, non lo finiamo più per cazzo di video. È fatto male. Vai, è già andato? Sì.
Ciao a tutti, eccoci qui e siamo qui per fare il resoconto. Inizia tu. E dopodiché abbiamo iniziato la nostra circunnavigazione. Non abbiamo mica circunnavigazione, mica in barca.